Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica sulla costante di equilibrio di una reazione chimica. Abbiamo riportato qua una reazione chimica, che è quella che vede reagire il diidrogeno eriforme con il diiodio eriforme per formare ioduro di idrogeno eriforme. Questa reazione chimica viene svolta prendendo diverse concentrazioni dei due reagenti ad una temperatura di 440 gradi centigradi. Vengono fatte quattro prove, 1, 2, 3, 4, nelle quali si prendono delle quantità opportune di questi due reagenti, si fa reagire il tutto aspettando che venga raggiunto l'equilibrio. A quel punto vengono eseguite delle misurazioni e si vede quanto reagente è rimasto. In particolar modo nel primo esperimento resta una concentrazione all'equilibrio espressa in moli su litri pari a 0,0222 moli su litro di idrogeno, anche 0,0222 moli su litro di diiodio e una concentrazione di prodotto ioduro di idrogeno pari a 0,156 moli su litro. Quindi queste, ripeto, sono concentrazioni all'equilibrio. Si effettua una seconda prova in cui si prendono altre quantità e una volta raggiunto l'equilibrio si leggono questi dati per i reagenti, mentre questo per il prodotto. Si effettua una terza prova con altre quantità ancora e una volta raggiunto l'equilibrio si scopre che ci sono 0,0350 moli su litro di H2, 0,0450 moli su litro di I2, mentre 0,280 moli su litro di HI. Una quarta prova fornisce questi risultati. È da notare che la temperatura è fissa. Verosimilmente nella prima prova e nella seconda all'inizio c'erano le stesse concentrazioni dei due reagenti, visto che all'equilibrio abbiamo gli stessi valori. Nella terza prova verosimilmente c'era un eccesso, c'era una maggiore quantità a livello stechiometrico di I2 rispetto ad H2, mentre nella quarta ed ultima prova all'inizio verosimilmente c'era una maggiore concentrazione di H2 rispetto ad I2, visto che il valore all'equilibrio di H2 è maggiore nella concentrazione all'equilibrio di I2. Quello che si può osservare è quanto segue. Se ad esempio si decidesse di prendere la concentrazione di HI, tra parentesi quadre mettiamo le concentrazioni di HI. Se si decidesse di elevarla per il suo coefficiente stechiometrico 2, se poi si eseguisse questa ulteriore operazione, si prendesse la concentrazione molare di H2, la si elevasse al suo coefficiente stechiometrico, che è un 1, quindi è sottointeso, se la si moltiplicasse per la concentrazione dell'altro reagente, concentrazione molare dell'altro reagente, sempre elevandola al suo coefficiente stechiometrico, si otterrebbe, diciamo, questa frazione. Ripetiamo, al numeratore di questa frazione c'è la concentrazione molare del prodotto elevata al suo coefficiente stechiometrico. Al denominatore invece c'è una moltiplicazione che vede moltiplicate le concentrazioni molari dei reagenti elevate ciascuna al proprio coefficiente stechiometrico. Beh, se decidessimo di svolgere questa operazione per le quattro prove, mi spiego meglio, potremmo inserire come esempio i valori della seconda prova che è stata fatta, ovvero 0,311 moli su litro, tutto questo al quadrato, e potremmo dividere per la concentrazione di H2 che è 0,0442 moli su litro elevato alla 1 per la concentrazione di I2 che è 0,0442 sempre moli su litro.
Se svolgessimo questa operazione, otterremmo 49,5. C'è chiaramente la unità di misura non c'è, in quanto mol al quadrato su litro al quadrato si semplificano con mol al quadrato su litro al quadrato. Allora, scriviamo qua di fianco 49,5. 49,5 considerando questi dati nel secondo esperimento. Se svolgessimo esattamente lo stesso conto per i dati, con i dati del primo esperimento, otterremmo 49,4. Se facessimo esattamente la stessa cosa per il terzo esperimento, otterremmo 49,8, mentre per il quarto ed ultimo esperimento otterremmo di nuovo 49,4. Se facessimo una media di tutti questi valori, otterremmo 49,5. Questo 49,5 è un valore che non dipende dalla quantità di reagenti presi in considerazione, e dipende unicamente dalla reazione chimica e dalla temperatura a cui la stiamo svolgendo. Potremmo farne molte, molte altre di queste prove e facendo un'ulteriore media si otterrebbe sempre comunque 49,5. Il fatto per il quale si discostano leggermente questi valori tra di loro risiede nel fatto che ci sono degli errori a livello sperimentale. Comunque questo 49,5 è quindi un valore, è una proprietà costante di questo stato di equilibrio della reazione tra H2 ed I2 per formare HI a questa temperatura di 440 gradi centigradi. E questa costante prende anche il nome di costante di equilibrio e viene denominata KEQ. KEQ. KEQ, quindi per questa reazione, viene espressa in questa maniera. Questa espressione viene anche denominata legge di azione di massa. Per una generica reazione chimica di questo tipo, in cui le lettere minuscole rappresentano i coefficienti stechiometrici dei reagenti e dei prodotti, mentre le lettere maiuscole rappresentano dei generici reagenti A e B e C e D dei generici prodotti, l'espressione della costante di equilibrio, ovvero la legge di azione di massa, è uguale alla concentrazione dei reagenti, dei prodotti elevate ciascuno al proprio coefficiente stechiometrico e moltiplicate tra di loro, fratto la moltiplicazione delle concentrazioni dei reagenti elevate ciascuna al loro coefficiente stechiometrico. Questa è quindi, in generale, la legge di azione di massa, che ripeto, questa costante dipende unicamente dalla reazione chimica presa in considerazione ed è fissa per quella reazione chimica a quella ad una determinata temperatura. Un esempio, un ulteriore esempio di questo calcolo di questa costante di equilibrio potremmo applicarla ad un'altra reazione chimica. Consideriamo la reazione chimica tra il diazoto aeriforme e il diidrogeno aeriforme per formare ammoniaca. Mettiamo anche già gli opportuni coefficienti stechiometrici. Qui c'è un 3.
Quindi un 1 davanti a N2, un 3 davanti ad H2, un 2 davanti all'NH3, sono tutti aeriformi. Ad una certa, così ci dicono, temperatura, quindi quando la reazione ha già raggiunto l'equilibrio, le concentrazioni molari di queste tre specie sono 10,0 moli su litro per NH3. Mentre 0,10 moli su litro per N2 e 1,0 moli su litro per H2. In questo caso l'espressione della costante di equilibrio avrebbe questo tipo di forma. La concentrazione del prodotto NH3, concentrazione molare, elevata al suo coefficiente stechiometrico, fratto il prodotto delle concentrazioni molari dei reagenti, ciascuna elevata al suo coefficiente stechiometrico, qui c'è un 1, in quanto il coefficiente stechiometrico è 1 davanti a N2, per la concentrazione molare di H2 elevata al cubo. Inseriamo i valori, quindi 10 moli su litro al quadrato fratto 0,1 mol su litro per 1,0 mol su litro al cubo. Se eseguiamo l'operazione si ottiene 1000, 10 al cubo. Questa è la costante di equilibrio per questa reazione chimica all'equilibrio, in cui questi sono i valori naturalmente ad una determinata temperatura, che in questo caso è sottointesa, non è conosciuta. Un'ultimissima cosa da dire per quanto riguarda le unità di misura delle costanti di equilibrio. Le unità di misura possono variare di volta in volta a dipendenza della reazione chimica considerata. Per questa, ad esempio, non c'era unità di misura, in quanto al numeratore c'era mol al quadrato su litro al quadrato, ma la stessa cosa anche a denominatore, quindi si sono semplificate. In questo caso l'unità di misura sarebbe. Allora, qui mol al quadrato su litro al quadrato, mol alla quarta su litro alla quarta sarebbe 1 litro al quadrato fratto mol al quadrato. Ma per semplificare il tutto, le unità di misura delle costanti di equilibrio di solito vengono messe. Quindi in tutte le tabelle in cui sono riportate le costanti di equilibrio di varie reazioni chimiche ad una certa temperatura, per semplificare non si riportano mai le unità di misura, proprio perché possono variare da reazione a reazione. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima!